Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati al canale Team Ombra. Nuova rubrica, tra virgolette. Per chi si ricorda, tempo fa avevamo fatto una rubrica dove per clan volevamo capire come si sarebbero evoluti, quali mazze si potevano creare, quali carte poter tenersi per sé per utilizzare in un secondo motivo, ma bene o male questa idea l'abbiamo scartata a pie pari per un semplice macro motivo. Come abbiamo visto nelle ultime espansioni, meglio con la quarta e la quinta, Oriental Wave sta cominciando finalmente a mischiare e, a mio piacere, anche bene le carte nelle varie espansioni, quindi non possiamo più fare questo conteggio, essenzialmente perché un clan che poteva uscire in BT6 potrebbe invece essere già uscito in BT5. O viceversa, uno che poteva uscire in BT5 uscire in BT6, ma più ancora sono le carte specifiche. Non è detto che tutto un clan esca in un'espansione, si può avere una divisione delle carte. Non è detto che ci sia quella determinata carta singola che può cambiare il mazzo, o meglio ancora, può essere che una carta o delle carte di espansioni tanto più in là o extra possono essere aggiunte prima per rendere il mazzo un po' più competitivo, per non lasciarlo, diciamo, più indietro rispetto agli altri, per dargli semplicemente un aggiornamento. E quindi cerchiamo ora come ora di valorizzare il presente, ovvero prendiamo i clan, essendo che tutti quanti hanno avuto come minimo un aggiornamento, prendiamo appunto tutti i clan uno per uno, li svisceriamo e vediamo quali mazzi sono possibile da fare in questo momento, visto che siamo anche in un momento di pausa tra un'espansione e l'altra, possiamo un attimo dare più occhio a cosa si può fare adesso, sia per chi vuole fare qualche mazzo diverso, anche semplicemente per ricordare. Tra un tot vogliamo vedere quali mazzi erano fattibili o quali era un po' il meta attuale. Bene, lo possiamo vedere da qui. E per cominciare, cominciamo appunto dal primo clan che è comparso all'epoca nella prima BT1, ovvero Paladino Reale. Paladino Reale nel suo che, sono i cavalieri della Tavola Rotonda. Quindi Re Artù e le leggende arturiane, tutto Merlin, quelle cose lì. Abbiamo elfi, appunto cavalieri, creature magiche, qualche drago in sé per sé, ma il senso della creazione è questo. Royal, nel suo che come utilizzo all'interno della sua nazione, è a guardia della capitale del Santuario Unito e contemporaneamente è una delle forze belliche che blocca l'avanzata dell'impero draconico sul confine. Nello specifico è Altmail che comanda, diciamo, la truppa quella di frontiera, quella sul confine, ma nel suo che questi sono i due compiti maggiori del clan. Qual è l'abilità, ovvero il macro stile di gioco di Royal, che poi si differenzia comunque a qualche sbavatura per archetipo? Royal cerca di fare campo pieno, cerca di avere più velocemente possibile retroguardia in campo e poi trarne appunto beneficio. Sempre rimanendo in esempio, Alfred, per ogni retroguardia che c'era in campo si potenzia. Questa è un po', diciamo, la sintesi di cosa fa il clan, appunto Paladino Reale, è la forza la forza di essere tutti uniti, quindi è questo, diciamo, il macro stile di gioco. Per vedere come i mazzi sono aggiornati, prendiamo appunto Altmail, che è lo Strider di nuova generazione, che ha portato un sacco di carte generiche che staranno passando tipo qui, carte generiche che non hanno bisogno cioè non hanno una restrizione, non hanno per forza un qualcosa che dicono serve Altmail nel nome. Non c'è. Quindi c'è, cioè, tipo l'80% della G-Zone è libera, come appunto lo stesso Altmail G4 non necessita di Altmail come cuore. E anche tutte le retroguardie normali, come può essere il Cavaliere Frammento, c'è il Linesco Risveglio, staranno passando tutte quante qui, quindi potete leggere tranquillamente. Qual è la meccanica di Altmail? Altmail, come detto prima, punta a chiamare retro. Nello specifico lui si specializza nelle retroguardie di grado 2.
e ne so che Altmaier, come abbiamo visto, ha tante unità che si possono utilizzare, essendo che Royal ha avuto un sacco di aggiornamenti. Ha avuto il trial appunto di Altmaier, che nel protagonista c'è stato GPT1, GPT2 e anche adesso GPT5. Quindi ce ne sono stati di aggiornamenti e di introduzioni appunto per Royal in sé per sé. Bene o male, Altmaier ha iniziato come mazzo, non dico scarso, era un po' il mazzo per appunto i novizi di Royal, per chi non avesse avuto la base indietro, ma è stato per un certo periodo la backup. Poi, con i suoi aggiornamenti, sia comuni per tutti che anche quelli specifici, che al momento ne ha pochi, però ce ne ha, è diventato un mazzo a tutti gli effetti. In sintesi, questa è stata la storia, almeno ora come ora, di appunto Altmaier. Per continuare le citazioni partendo dal più vecchio, anche il buon Alfred, ovvero l'Alfred appunto di BT1, ha avuto il suo bel momento di ritorno. Essendo che è uscita tempo fa la promo appunto di Ezel, quindi che fa appunto Legend con Alfred, gli hanno voluto fare tutto un mazzo che ci gira intorno ad Alfred. Banalmente parlando, abbiamo visto anche sia Yunos che Ames, che diventeranno poi avanti nella storia, saranno rispettivamente Blaster Dark e Blaster Blade, in quanto Blaster Blade, per chi non lo sa, non è un titolo che viene dato a un cavaliere, ma è la spada, quindi chi tiene la spada diventerà appunto Blaster Blade. Va bene che nell'artwork di Yunos fa vedere che Yunos ha Blaster Blade, però sempre per la lore Yunos aveva quel brisolo di malvagità, quindi non sarà scelto per diventare Blaster Blade e si trasformerà appunto in Blaster Dark. Questi aggiornamenti vengono appunto perché c'è stato il film, quello tra la serie base e la serie G, dove appunto Aishi deve scontarsi contro i buchi. Lui avrà sì delle etere e tutto quanto, poi si redimerà e avrà Messia, ma non è questo l'importante. Saranno tutte carte che vengono appunto dal film, che erano un extra collection, state integrate nelle varie bustine, e ne so che ha avuto anche il G4, appunto quello suo dedicato, che era Drago Scudiero, che vabbè, dovevano dargli un po' un Deus Ex Machina, quindi siamo contro Link, contro Locke, diamogli un G4 che slocca tutto, e appunto è Royal, quindi si potenzia per ogni retroguardia e tutto quanto. La cosa divertente dei supporti di appunto per questa Alfred è che sì, ci puoi fare il mazzo appunto Alfred con la Legion di Ezel, però si possono usare anche tranquillamente in altre due versioni dei mazzi. La prima, molto banalmente, l'Alfred Legion di BT16, quindi tutto ciò che è parlato di Alfred qui si può usare banalmente anche per quell'Alfred. Alfred è sempre Alfred, quindi il significato, cioè l'uso delle carte, non cambia molto. Ma molto divertente che compare un po' in sordina, queste carte si possono usare appunto per fare mazzo Blaster, quindi c'è il ritorno, c'è un po' il ritornino, cioè si sente la voce nell'aria, può tornare appunto MLB, Sovrano Maestoso Blaster, quindi la versione buona e la versione cattiva in un'unica forma. Non tanto perché funzionino su Blaster, ma perché sono tutte unità Blaster. Nel futuro avranno altri aggiornamenti, si spera anche più in là, e funzionano sul fatto che è un mazzo appunto Blaster. Da non dimenticare poi che ha avuto anche un G4 appunto questo, appunto per, si può dire per appunto MLB, che è il, scusatemi il termine, era il Drago Salvanima versione G4, che funziona appunto se si hanno in anima carte con Blaster o Distruttore delle Lame come anima, quindi essendo che è un mazzo fatto tutto di Blaster, capite che ci funziona dietro. Poi, sempre andando un po' avanti con il ricordo dei tempi andati, abbiamo Cavaliere Gioiello, Jewel Knight, che ne so che non lo vedevamo un po' da prima di Omega, cos'era BT15, ma comunque era l'archetipo di Royal durante l'era di Link Joker. Che per la lore Aichi non aveva più Royal, quindi è passata a un altro
personaggio il clou di avere questo clan. E questo è l'archetipo che si è sviluppato durante quel periodo. Cavaliere Gioiello essenzialmente è un semplicissimo mazzo royal, solo che ha l'archetipo e si basa maggiormente su appunto avere Cavaliere Gioiello nel nome. Ha avuto qualche minimo supportino, però diciamo che la botta più grande per dargli un po' di guizzo frizzo a tornare è stato appunto Evangeline, il suo G4 appunto specifico che funziona con Cavaliere Gioiello, quindi è limitato a quell'utilizzo. Andando avanti ancora un po' più in là, arriviamo a Seeker, o meglio, che abbiamo già visto che c'è Alfred Seeker, andiamo un po' su Thingsaver. Thingsaver nel suo che è stata la prima, era il mazzo di punta di Royal anche all'uscita dell'era G. Era palesemente più utilizzato, in quanto un Vanguard che si riestenda anche non essendo un G4 fa la sua porca figura. Essendo che era anche una Legion, quindi i 20.000 di forza ce li aveva, era un mazzo brutalmente ignorante, quindi bastava prendere 4 del Master, 4 del Mate e ci mettevi qualsiasi altra cosa nel mezzo. In più, avendo avuto anche dei supporti generici, si poteva usare tranquillamente quelle carte per aggiornarlo, e Altmile rimaneva la backup, come abbiamo detto all'inizio. Quindi, al contrario di Altmile, dopo che ci sono stati pian piano aggiornamenti sempre per Altmile, Thingsaver è rimasto poco a poco sempre indietro, perché carte per Seeker, per Cercatore, non so, che non ne sono uscite che servano, diciamo, cioè non c'è stata quella carta che ha dato l'impennata al ritorno di appunto Thingsaver, quindi pian piano ne è diventata la backup. E infine, ultimo ma non meno importante, è venuto fuori Sanctuary Guard, o meglio Guardia del Santuario. Guardia del Santuario nel suo che gli bastano tre carte nel suo che per essere questo mazzo, ovvero i due G3, di cui uno è 11.000 che è la base che tutti vogliono, e il secondo G3 che è però un 10.000 che alcuni lo giocano, alcuni non lo giocano e vogliono Altmile come backup, altri ci mettono addirittura qualcos'altro che non c'entra niente, non visti tutte le salse, ma comunque il pilone è Sanctuary Guard, ovvero versione G3, quello forte con Limit Break. Come detto, Royal punta ad avere carte che hanno, sì, carte in campo. In questo caso, Guardia del Santuario punta banalmente ad avere le carte di grado 1. Ma perché? Tutti lo volevano, tutti hanno chiesto, e poi finalmente il Mite 5 è arrivato, c'era Regalier. Regalier molto banalmente dà forza a tutto il campo per ogni G1 o inferiore presente in campo, quindi capite che anche un G1 6.000, se ce ne sono altri, quindi rimane sempre la forza dell'unione, diventa più forte di quello che può essere da sola. Abbiamo un campo pieno di G1, non importa se sono tutti G1, faranno malissimo lo stesso. E ne so che questo è l'attacco, cioè l'utilizzo appunto di Guardia del Santuario. Molto semplicemente è fare colonne grosse e cercare di avere più G1 possibile in campo per aumentarne la forza. E questo, bene o male, spero di non aver dimenticato nulla, è Royal come si è sviluppato almeno in questa frazione di tempo e quali sono i mazzi che bene o male si possono giocare, provare a sperimentare. Vi ringrazio se avete visto il video fino alla fine e ci vediamo con altri clan prossimamente. Ciao ciao!